Ciao a tutti, mi trovo a Sortomanno, le vedete? Ci sono le ciliegine, ce ne sono pochissime perché li hanno mangiate gli uccelli, ma nessuno si lamenta, perché una delle parabole più belle della nostra Bibbia è proprio quella degli uccelli. Gesù, una volta durante una delle tante sue prediche, aveva detto proprio questo, che noi ci affanniamo spesso per le piccole cose, mentre non dovremmo, perché gli uccelli non seminano, non mietono e non riempiono i granai, eppure il Padre Eterno provvede per loro. E dice anche che i gigli del campo non tessono le loro vesti, eppure neanche Salomone, con tutte le sue ricchezze, vestiva come uno di loro. Eppure i gigli del campo, dopo poco, vengono tagliati e buttati nel fuoco. Questo ad indicare che è veramente superfluo preoccuparsi di ciò che non è indispensabile, di ciò che non è fondamentale. Cosa c'è di più importante di queste preoccupazioni? L'importante è lavorare e poi al mangiare si provvede sicuramente. E l'importante sono altri valori, perché di essi non si può prescindere, mentre l'abito, inteso come qualcosa di superfluo, è qualcosa di cui invece noi possiamo tranquillamente fare a meno, nel senso che possiamo accontentarci di una veste più semplice, però. Ad esempio, dobbiamo spendere meglio il nostro tempo. Questa parabola è significativa, a prescindere che uno sia credente o meno, perché dice anche qualcos'altro di fondamentalmente vero, e cioè che chiunque, nonostante le proprie ricchezze, non potrà mai aggiungere una sola ora di vita di quella che in realtà è stata predestinata per lui. Perché è così. Volete dirmi forse il contrario? Leggetela questa bellissima parabola e ditemi cosa ne pensate. Vi siete mai soffermati alle parole che contiene? Sono bellissime, profonde e sono soprattutto reali. Io ve l'ho detto tante volte che la fede è il dono più prezioso che una persona possa ricevere, perché arricchisce ogni giorno di più e nessuno te la può portare via.